Ragioniere generale, dunque lunedì scade il bilancio partecipato. Cosa devono fare i cittadini per poter partecipare alle decisioni dell'amministrazione nel principio dell'apertura? È un appuntamento secondo me importantissimo, è una forma di democrazia partecipata a cui tutti i cittadini possono appunto partecipare. È semplicissimo, basta recarsi sul sito del comune di Caltanissetta e nel link bilancio partecipativo registrarsi. Dopo qualche secondo arriverà una mail di conferma. Al momento in cui ci si registra è possibile votare. Possibile votare in un ambito su cui poter destinare le spese del bilancio partecipativo. È importante che ci sia un massimo coinvolgimento e che tutti i cittadini siano in grado appunto di esprimersi e registrarsi. Il bilancio partecipativo, quante somme stanzierà e quali sono i capitoli, ovvero gli argomenti sui quali si può decidere? Ma si può decidere su diversi argomenti che sono già stati individuati con un'apposita delibera di giunta ed un regolamento. Le somme sono per quest'anno 54.000 euro. Si vedrà negli anni successivi se le somme verranno sicuramente confermate, vedremo se ci potranno essere maggiori risorse. Gli ambiti sono diversi, sul sito sono tutti indicati. Io ne ricordo alcuni: sono la scuola, lo sport, la cultura, la viabilità, l'ambiente e così via. È importante che tutti i cittadini si facciano sentire e si esprimano su questa possibilità.